stare in isolamento al 41 bis, anche se in un letto dell'ospedale di Parma. Così ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, che ha respinto la richiesta dei difensori. Da allettato passa dallo stato di sopore allo stato di vigilanza solo se stimolato, quindi sostanzialmente un semivegetale che viene nutrito dagli operatori, che viene cambiato dagli operatori. Queste sono le immagini più recenti di Provenzano, Utratturi, come lo chiamavano per la sua ferocia, il padrino che ordinava omicidi e stragi. Ora il Parkinson appare incapace di intendere e di volere, così si legge nella perizia psichiatrica. Gabina. I bolognesi citano un recente colloquio con la compagna Saveria. Provenzano la riconosce, si commuove, poi le chiede come va a Putia, come va la bottega, ovvero, secondo i magistrati, gli affari del clan. Allentando il regime carcerario, il boss potrebbe tornare a ricevere e inviare i famosi pizzini, ne è convinta la direzione nazionale antimafia. Lo stato confusionale, solo una messa in scena. Laddove fosse vero quello che afferma il Tribunale di Sorveglianza di Parma, dovremmo rimettere Provenzano all'udienza di trattativa, del processo trattativo. Provenzano fu tra i mandanti dell'omicidio del generale Dalla Chiesa 31 anni fa. Oggi a Palermo la commemorazione per il capo dello Stato napoletano. Il suo sacrificio è ancora oggi lo stimolo per la diffusione, specie tra i giovani, della cultura della legalità. La cultura della legalità si stimola solo se danno il buon esempio ai politici, perché per il momento... ...invasione da record scoperta dopo i controlli della finanza. Valentina Di Virgilio. Il pane è aumentato 3 euro, il ghiaccio 3 euro. E fanno lo scontrino? No, mai fatto, mai, sono anni, mai fatto lo scontrino. Levande panini gelati nel mirino delle... Lo scontrino te lo fanno solo in automobile, quando ti tamponano. Una fortuna si è moltiplicata per il flusso di turisti che affollano ad ogni ora Colosseo, San Pietro, Piazza di Spagna e il centro storico, la zona dove si... Dice, sono andato al drive out. Ah, il cinema è aperto. E ti hanno fatto lo scontrino? Quando stavo a fare la fila per entrare 3 volte, quando stavo C2 mi hanno sgraziato tutta la carrozzeria. Fanno in 2 giorni di controlli oltre un 70% di esercenti multati a Roma e provincia, di questi oltre il 73% nella capitale. Ecco il finale. A Roma che è lo scontrino? Ti fanno lo scontrone in tamponamento con un tirta che arrotocciano tutta la macchina. Boom! Controlli l'essenza di numerose segnalazioni dei cittadini a 117, oltre 8.500 le chiamate nel 2012 e a lamentarsi sempre più anche gli stranieri, spesso per via dei prezzi gonfiati. Grande operazione nel mondo delle telecomunicazioni, ma... Quando io vivevo a casa al Pallocco, mi dicevano, ma che perché te lo faccio lo scontrino? No, dai, nessuno te lo voleva fare lo scontrino. Poi cambiarono di registratore di cassa 2 o 3 volte. Microsoft e Nokia per provare a spezzare con gli smartphone Lumia il dominio Samsung Apple, operazione riuscita solo in parte. Adesso il colosso statunitense scende in campo direttamente, offre 5,4 miliardi di euro per la divisione telefonini di Nokia, pronto a rilevare attività per 15 miliardi di euro e 32.000 dipendenti. Alla società finlandese rimarrà l'altra metà del suo business, reti telefoniche e mappe digitali. Microsoft potrà così sfidare gli altri colossi, Samsung con il suo Galaxy, Apple con l'iPhone e Google che ha rilevato Motorola e conta su Android, il sistema operativo più diffuso. Lotta fra ecosistemi, fatta di smartphone ma anche di app e nuovi servizi. Qui Microsoft sta perseguendo la strategia che chiamiamo dei dispositivi e servizi, che mira a portare ai consumatori e imprese una possibilità molto larga di dispositivi con dei servizi integrati per facilitare la vita digitale, la nostra vita di tutti i giorni. Nokia è stato un leader incontrastato nei telefonini fino all'uscita dell'iPhone nel 2007. Il colosso finlandese è ancora numero 2 mondiale nelle vendite grazie ai prodotti di fascia bassa, ma fatica nel settore degli smartphone, quello a più rapida crescita. Un'acquisizione che è un passo nel futuro, vantaggioso per azionisti e clienti, dice il numero 1 di Microsoft, Ballmer. Lui però lascerà presto il timone ad un nuovo manager, forse Elop, che si è dimesso dalla guida di Nokia. I libri sono armi contro il terrorismo, con un discorso appassionato la sedicenne pakistana ad un attacco dei talebani inaugura a Birmingham la biblioteca più grande d'Europa. Ecco perché i nostri politici non fanno nulla per quello che succede in Siria, perché i libri sono le armi contro i terroristi.
adesso li granelleranno con libri. Ecco perché a Napoli la biblioteca Napol-Partenopea non ha trovato una sede fissa, perché stanno preparando le munizioni. Adesso li scaricheranno tutta la collezione di libri della biblioteca napoletana che non ha avuto una sede fissa. Ah, ecco. Due divine commedie, tre promessi sposi. Io ho sempre pensato che i promessi sposi erano un mattone pesante, no? Quando lo dovevo studiare. E adesso glielo vanno a lanciare. Ed è la candidata più giovane al premio Nobel per la pace. Inaugura la più grande biblioteca d'Europa a Birmingham, la città dove è stata operata e dove sta studiando. 1 milione di volumi, la più grande collezione di opere di Shakespeare, ma le parole di Malala sono per i bambini. 57 milioni, senza scuola, in tutto il mondo. Credo che pace e prosperità si raggiungano solo con la lettura, la conoscenza e l'istruzione. Ecco, hai inaugurato quell'enorme biblioteca. Peccato che io dai 12 anni volevo essere scrittore e non c'è nessuna copia di nessun volume mio. Universitaria numero chiuso, lunedì 9, medicina e odontoiatria, i quiz e i consigli per affrontarli ad De Santis. Speriamo di passare, c'è tanta agitazione, ho studiato tanto un'estate intera. 115.000 i neodiplomati che da oggi al 10 settembre affronteranno i test di accesso alle facoltà numero chiuso. Stesse regole per tutti, 60 domande a risposta multipla, tempo a disposizione 1 ora e 40, 20 il punteggio minimo per essere ammessi, 1,5 per ogni risposta esatta, meno 0,4 in caso di errore e 0 per ogni mancata risposta. Avranno bocciato qualcuno nel test d'ingresso? Come X sta Y? La risposta esatta è che X è antidiretico, Y febbre. Gli aspiranti medici potrebbero invece dover... Mamma mia, che cacchiata di test! Io per... 30 persone e ognuna stringe la mano ai suoi immediati vicini di posto, quante strette di mano si contano? La risposta esatta 30. Per affrontare bene il test, oltre a un'attenta preparazione, serve anche un po' di strategia durante la prova. In primo luogo, partite la materia che preferite, in maniera da poterla affrontare quando siete ancora freschi. In secondo luogo, lavorate inizialmente solo sul fascicolo delle domande, riportando le risposte sulla scheda ottica solo quando siete certi. E infine, soprattutto, non incaponitevi sulle domande difficili. Dopo 2 minuti, 2 minuti e mezzo al massimo, dovete passare alla domanda successiva. Domani toccherà le professioni sanitarie, lunedì 9. Io pensavo che la maggior parte li avevano respinti perché non hanno saputo rispondere a quanti denti ha un essere umano. Dalla TAC all'ecografia. Ma non hanno saputo rispondere a quanto fa 30-15. Gli ospedali rimarranno aperti fino a mezzanotte. Il via in Veneto, Anna Paola Ricci. Si prende un appuntamento e di là dopo 6 mesi, a pagamento dopo 8 ore. Questa è una cosa ingiusta. Si aspetta troppo tempo. Quando uno va alla visita, va perché ha bisogno o no per aspettare 2-3 mesi? Mesi per fare un'ecografia, le lunghe liste d'attesa, uno dei problemi della sanità. Una donna ritorna che deve fare l'ecografia, no? Dopo il turno che gli hanno dato di aspettare, dice, ma non viene la partoriente? Eh sì, sono io dottore, sono ritornata con i 3 gemelli che ho avuto, perché doveva fare l'ecografia per la gravidanza, no? Però gli hanno dato così tanto tempo da aspettare, che in pratica cioè i bambini gli erano nati. È andata a farsi l'ecografia accompagnata dai bambini che avevano 8 mesi. Esempio seguito dal Festa di Milano, mentre la regione toscana sta valutando una soluzione simile. Già quasi camminavano. Spesso, a volte anche con bambini, e quindi sono molto contenta. È una cosa che si deve fare per... c'è nel limite delle possibilità, ma anche forzare le possibilità. Per gli stipendi dei medici volontari, la Regione Veneto ha stanziato 30 milioni di euro. I sindacati non muovono obiezioni, l'importante, fanno sapere, è che siano ben disciplinati gli straordinari. Arrivano i nuovi certificati medici. Il problema con nuove regole, è che tra poco non ci saranno problemi di attesa, perché direttamente non ti attenderanno più. Avviso ai 12 milioni di italiani che secondo i dati ISTAT stanno riprendendo a fare sport. Il vecchio certificato di sana robusta costituzione cambia faccia. Oggi sono 3 a seconda delle categorie di sportivi a cui si appartiene. Uno
per attività sportiva ad alto impatto cardiovascolare come agonisti e professionisti è rilasciato solo con obbligo di visita sportiva ed elettrocardiogramma sotto sforzo. Se siete dilettanti tesserati con una federazione, visita ed elettrocardiogramma di base. Ma se siete semplicemente frequentatore di una palestra, allora appartenete alla categoria di chi pratica attività ludico-motoria. Sarà a discrezione del medico rilasciarvi l'idoneità con o senza esame del cuore e nei centri sportivi il dibattito è aperto. Per quale lezione lei ci metterebbe una visita cardiologica? Se la metterebbe? Se io la metterei sicuramente. Mi sono perso l'inizio del telegiornale che parlavano forse di Siria, ma tanto. Il lavoro è semplice da seguire, quindi anche chi debutta. La tragedia sta dietro l'angolo. Mi sembra che in Italia non allertano la popolazione del reale pericolo di una guerra nucleare mondiale. Agli esperti del settore consigli per non correre. Quando negli anni 90 hanno bombardato Saddam Hussein, in Italia c'era la disperazione, tutti a fare scorta alimentare. Adesso sembra che no. Può essere nascosta e non può essere in qualche modo riconosciuta se non viene fatto un approfondimento. Quindi il mio consiglio è quello di sottoporre chiunque voglia fare attività sportiva a un esame accurato cardiologico, soprattutto i bambini. E siamo alla mostra del cinema di Venezia, sbarca Scarlett Johansson, protagonista del film in concorso Under the Sea. Io non so perché dicono sbarca Venezia, vabbè che c'è il porto a Venezia, no? Lo sappiamo, una città di porto, ma vengono in aerei o mica vengono in navi? A terra Venezia. Scarlett Johansson è arrivata in passerella di nero vestita, scollatura generosa, collier luminescente, chignon che esaltava la sua bellezza. I fan l'hanno accolta con entusiasmo, contraccambiato generosamente a suon di autografi, tutto per presentare il film Under the Skin, di cui è protagonista, film accolto in maniera contrastata dalla critica. Nel film è un'aliena di grande bellezza, adescatrice di uomini che non resistono al suo fascino e fanno una brutta fine. Di questa aliena ci ha detto Scarlett Johansson, mi affascina il fatto che è come un bambino che vive tutto per la prima volta, un'aliena che pensa solo a sopravvivere e a scoprire se stessa. Mentre facevamo l'intervista alle sue spalle c'erano motoscafi pieni di fotografi in attesa della sua uscita. Le chiedo cosa ne pensa dei paparazzi. Si fa una risata e dice le prossime domande le facciamo fare a loro. Poi ci confessa che il suo regista preferito è Federico Fellini, di cui ama la strada che la commuove sempre. E in questo parapiglia di bellezza anche il vostro cronista non ha resistito a fare un autoscatto internettiano con lei, simpatica e gentile, ma soprattutto attrice di talento. E chiudiamo con l'arrivo di Antonio Albanese. Domani sarà lui l'intrepido protagonista in concorso del film filmato da Gianni Amelio. Bene, col cinema chiudiamo questa edizione, vi lascio. Mamma mia, che edizione intensa. Vi auguro una buona serata, arrivederci. In pratica, normale amministrazione. Ecco, detto quasi, cioè, il titolo del giornale. Ma voi ditemi che siamo alle porte di un conflitto mondiale. Se o non intervengono e si propaga, o intervengono e si amplia in Siria, no? Che è impossibile che sia stato tutto spontaneo. I manifestanti iniziano a armarsi, a sparare e poi arrivano i mercenari da tutto il mondo. Ma una cosa un po' strana. Lì si è preparato il casino, ma adesso non lo sanno arginare, questo è il fatto. Il nuovo ordine mondiale, Ordo ab Chaos, non vi dice nulla, no? Hanno fatto il caos, perché è un po' come la rivoluzione francese e la rivoluzione russa. E poi, chi lo mette l'ordine? Perché in Iraq hanno fatto lo stesso e non ci sono riusciti a mettere ordine, a meno che quello non sia il nuovo ordine mondiale. In Libia non sono riusciti a mettere ordine, a meno che quello sia l'ordine che loro dicono. Ma allora? Allora, che pensare se in Libia è successo quello che è successo? Che hanno tolto un regime cattivo per lasciare una situazione peggiore. In Iraq hanno tolto un dittatore
per lasciare posto alla carneficina. E in Afghanistan neanche a parlarne, perché lì stavano male prima, ma adesso stanno molto peggio e nessuno parla dell'Afghanistan. Pakistan è come Afghanistan perché lo stanno bombardando ogni giorno. Però che sarà di Siria, che è molto peggio? Bambini con la testa vuota da uno sparo di fucile.